Salve, salve a tutti! Oggi vogliamo fare un video tecnica, un video che ci è stato veramente tanto richiesto ed è un video sulla tecnica base del soudage, quindi diciamo il ricciolo proprio base per cominciare ad avvicinarsi appunto a questa tecnica che è bellissima. Buon divertimento! Allora, ecco qua i nostri cordoncini soudage, li ho scelti di due colori sia per facilitarvi la comprensione, diciamo, di questo video, ma anche perché così l'effetto sarà più carino. E adesso vi faccio vedere, perché nel sito abbiamo disponibili due tipi di cordoncino soudage, il premium e l'altro, quello normale, diciamo. La differenza è che il premium è un pochettino più rigido. Questo, diciamo, fa sì che per alcuni sia più facile da lavorare, ma per altri invece, altre creatrici preferiscono il soudage, il cordoncino soudage normale. Quello dipende da voi, dovete fare delle prove e vedere con quale vi trovate meglio. Per tagliare il soudage è necessario utilizzare un pochino di scotch, fare, diciamo, questo lavoro, perché se no, nel momento in cui voi lo tagliate con le forbici, il soudage si sfilaccia. Quindi mettete un pochino di scotch e tagliate, e lo tenete così. Io ho fatto due pezzettini praticamente quasi uguali, e ora andrò ad incastonare questo rivoli che ho inserito all'interno di un castone. Questo castone, come potete vedere, è forato, ha due fori da questo lato e due fori da quest'altro. Questo ci consentirà di inserirlo nel soudage cucendolo. Allora, prendiamo il soudage, il nostro cordoncino. I cordoncini li affianchiamo. Scegliete quale colore volete fare stare, diciamo, all'esterno della vostra lavorazione, e poi vi fermate semplicemente con un punto, in questo modo. Io sto utilizzando un ago da perline, in questo caso è un pony, e sto utilizzando il Farline, però volendo potete utilizzare anche il Sono o il Co, che sono colorati, quindi qualora il filo del soudage fosse di un colore particolarmente acceso, il filo colorato può aiutare insomma, perché così non si vede. Allora lo fermiamo così e torniamo indietro. Ok, a questo punto ci andiamo ad inserire il nostro castone. Cerchiamo dov'è il buchino, vedete, facciamo questo lavoro, uno, due, ecco qua, ci infiliamo nel castone, tiriamo il filo e andiamo a portarlo così. Questo lo mandiamo dietro, poi dopo lo taglieremo oppure lo inseriremo quando metteremo la colla per attaccare il retro del nostro orecchino, in questo caso, perché è un orecchino che vorrei realizzare. Allora ci mettiamo così, ci andiamo ad infilare qui. Ecco qua. Vedete, dobbiamo fare questo lavoro, lo dobbiamo attaccare. Quindi lo teniamo con le mani. Vediamo, casomai lo giriamo per vedere dove sono i buchi. Ci ripassiamo così, in questo modo rientriamo all'interno del buchino, e ci possiamo anche ripassare una terza volta, anche se poi questo noi lo attaccheremo alla base. E quindi lo avremo anche, diciamo, la colla
che lo terrà, ecco qua. Ora ci andiamo a portare il filo verso l'altro foro, questi due più, per andare a fermarlo in questo modo. Allora, avevo il dito, sennò dal lato esterno facciamo un punto molto piccolo in modo che non si veda. Ecco qua. Invece dal lato interno possiamo anche fare un punto un pochettino più, vedete, in questo modo. Adesso facciamo quello che abbiamo fatto nel, aspettate che lo tiriamo fuori, ok, quello che abbiamo fatto nei fori di sotto lo facciamo nei fori di sopra del castone. Allora ci appoggiamo, ecco qua, ecco qua, eccolo, e usciamo, ce lo cuciamo praticamente intorno in questo modo. Uno, di nuovo ripassiamo, due, lo taglieremo con un paio di forbici affilate, lo andremo a tagliare. Adesso ci portiamo, andiamo su, lo dobbiamo chiudere, quindi ci portiamo il filo sempre nella parte interna, un po' più, possiamo fare un punto più largo come dicevamo prima, nella parte esterna invece no. E poi adesso ci posiamo e facciamo qui, lo dobbiamo andare a chiudere. Allora, andiamo cercando di metterli in modo da farli vedere tutti, perché si devono vedere i colori. A questo punto io voglio applicare queste due, questi due tondi, è proprio come vi dicevo la base del sutacio, questo, proprio il ricciolo dal quale poi possono partire disegni, possono partire delle cose veramente meravigliose, però questo è proprio il punto base. E per inserire questi due tondi lo infilo, giro, cucio, metto il punto, levo la mano anche qui, se no, ecco qua, lo tengo in modo da fermarlo. A questo punto posso fare così, posso addirittura andare a inserirmi di qua e andare ad inserire anche l'altro. Ecco, lo porto di qua, faccio lo stesso lavoro, quindi mi giro, lo tengo, ma ora ora levo subito la mano per farvi vedere. Mi infilo così, ecco qua, e adesso porto questo secondo ricciolo giù e lo vado a fermare
Io darò un paio di punti, ma come dicevamo prima, in realtà poi dopo lo incolliamo sul panno, e quindi ecco qua, vedete, a questo punto noi dobbiamo solamente girarlo e andare a chiuderlo. Per chiudere questi ricciolini dobbiamo fare questo lavoro, metterli così e attaccarli con un punto di colla. Volendo possiamo anche dargli un punto di cucito, ora io glielo vado a dare, così mi porto come sempre il filo un po' più giù e faccio così. Tanto il dietro ora lo copriamo. Non, dobbiamo stare sempre attenti a non farlo troppo grosso, sennò anche il mettere il panno diventa complicato. Ecco qua, lo teniamo col dito e facciamo così. Andiamo a sistemarlo. E ora lo incolleremo. Ho utilizzato una colla strass, ma si può utilizzare l'hypocement oppure l'asulit, in modo che anche se cade un pochino sullo Swarovski non lo opacizza, non fa nulla. La lasciamo tirare un attimo. Ecco qui, mettiamo un altro po' di colla. Tagliamo il filo. Ora applichiamo un panno, il bedding foundation, che è specifico per il sotage. Ne tagliamo una parte, un tondino, diciamo. Vediamo se. Dobbiamo fare in modo che davanti non si veda e che dietro venga carino. Okay. Non si deve girare l'orecchino, però se si gira si vede una cosa bella anche sul retro. Anche questo lo andiamo a attaccare con la colla. E lo teniamo. Teniamolo un pochino per farlo prendere. Ecco qua, il nostro piccolissimo lavoro al sotage è terminato. Io ora andrò a creare una asolina o con delle perline o anche con un altro pezzettino di sotage per poter applicare questo ciondolo ad un orecchino. Ecco qui, il nostro video è finito. Spero di essere stata chiara e di avervi dato delle indicazioni semplici e appunto di base per realizzare i vostri gioielli al sotage, e da questa piccola partenza poi potrete dare veramente spazio alla vostra fantasia e divertirvi tanto. Un saluto da Elisabetta.